È un grande, è Paolo Panelli. Beh, per forza. Eccolo. Cioè, Paolo, assieme a Bice, sua moglie straordinaria, erano due persone mai banali, sempre arguti, intelligenti, spiritosi. Lo sai come, che diceva Paolo Panelli quando andava a vedere gli spettacoli e gli erano piaciuti? Diceva: colpo di scena, non ho dormito. Perché sennò se lui, di solito agli spettacoli si addormentava. Se lui non si addormentava durante lo spettacolo, vuol dire che lo spettacolo gli era piaciuto. Ed era straordinario, era spiritoso. Poi gli piaceva dire battute quando incontrava una signora, a guardare, faceva: porti una quarta, vero? E si indovinava il numero del reggiseno. E poi mi ricordo quando noi abbiamo fatto Pazza Famiglia, lui faceva mio suocero, che però era una specie di padre. Poi in un paio di film ha fatto mio padre. Mi incontrava e mi diceva: quando è che faccio tuo padre? In un film faccio tuo padre. E quando giravamo Pazza Famiglia, lui poi cominciava a essere grande. Noi abbiamo girato due serie per la Rai di Pazza Famiglia. E io dicevo: Paolo, senti, domani avremo una scena, invece di venire verso dopo la pausa, potresti venire un po' prima? Non posso. Dico: perché? Non dormo, io non dormo, hai capito? Non dormo, perché c'aveva gli orari teatrali, quindi non poteva venire prima. E allora dico: vabbè, e allora dico, poi mano a mano non si muoveva più tanto agevolmente, ma a me mi piaceva tanto, io lo chiamavo sempre per far mio padre o mio suocero, e poi certe volte diceva: devo andare in bagno. E allora, siccome camminava piano piano, allora il direttore di produzione faceva: senti un po', ma qui Paolo deve andare in bagno, deve girare. Noi avevamo un baule con le rotelle. Io ho detto: Paolo, siediti un attimo, e così. E l'hai portato direttamente. Una cosa mi ricordo, se posso, la cosa più divertente che mi ricordo è stata la scena del Conte Tacchia assieme a Vittorio Gassman. Una coppia. Loro, c'era la scena prima del duello del Conte Tacchia. Il principe gli dice al Sor Arvalo: nell'attesa del duello, Gassman dice: nell'attesa del duello, Sor Arvalo, magnatevi qualche cosa, famo merenda. E Gassman era talmente vero, bravo, che mangia veramente. Erano le 10:30 di mattina. Gassman metteva l'uovo nella farina, girava, cucchiaiate poi i filetti del baccalà, l'uovo sodo e il formaggio. Pensa Panelli, che la sera mangiava la pasta cosiddetta alla Panelli. Che era? I bucatini lessi, con goccetto d'olio e un cucchiaino di parmigiano. Allora Gassman gli dice: magnate il Sor Arvalo, e gli infilava certi filetti e baccalà fritto. Povero Panelli. Panelli masticava, fingeva di masticare, la scena era finita e Sergio Corbucci, il regista, non dava mai lo stop. Panelli guardava implorante Corbucci, come di non declutiva mai. A un certo punto gli hanno fatta più stop, Panelli ha tirato fuori un fazzolettone, si è liberato dei filetti del baccalà e ha detto: ma ora ammazzati tutti. La prima canzone